in questo straordinario complesso marnoso, in questa marna di Capobianco, è stato posizionato uno di questi cosiddetti Golden Spike, o chiodo d'oro, in una linea particolare in cui si confrontano due epoche geologiche, il Miocene e poi il Pliocene, in particolare due epoche che si chiamano Messiniano in basso e lo Zancleano sopra. Stiamo parlando di circa 5,2 milioni di anni fa, in cui è successo qualcosa di incredibile. Il Mediterraneo si era totalmente prosciugato. In questa stratigrafia in basso troviamo delle argille dei colori diversi, più scuri, che ci fanno appunto vedere questa linea di demarcazione tra le marne più chiare e queste argille. Proprio questa linea definisce un'epoca geologica in cui il Mediterraneo, essendosi prosciugato, improvvisamente, stiamo parlando di ordini di circa 200 anni che dal punto di vista geologico sono pochissimi, si riabbassa di nuovo lo stretto di Gibilterra e con delle ondate spaventose di acqua di Atlantico si riempie di nuovo in bacino del Mediterraneo, e queste marne rappresentano i fanghi di riversamento delle acque del Mediterraneo che riempiono di nuovo questo nostro bacino. In questo particolare fango ci sono soltanto dei fossili, fossili globigerina, definiti fossili guida perché ci dicono in modo preciso l'epoca geologica a cui fanno riferimento queste rocce. Tutto questo è straordinario. Di questi punti al mondo ce n'è soltanto 80. E tre sono in Sicilia. Uno è questo di Eraclea, l'altro vicino Porto Empedocle e il terzo vicino Gela.